Thank you.
Ciao a tutti ragazzi, scusate che non ho parlato, ma ho una situazione un po' è tardi, sono stanco, allora ho fatto questa riparazione, spero che si sia capita, comunque adesso la spiego, su un iPhone 8 che è arrivato, vedete, scuro al buio perché sono al buio, completamente al buio, e quindi mi vedete così scuro. Un iPhone 8 che è arrivato, che la camera si vedeva malissimo, la camera frontale si vedeva con tutta bianca con una striscia nera in mezzo. Ovviamente hanno già provato a cambiare la camera e il problema persisteva. Come avete visto dall'inizio, c'era il connettore sulla scheda madre che era danneggiato. Ok, il connettore sulla scheda madre che era danneggiato. Dov'è questo qui? Sì, ok, che era danneggiato e ci sarebbe stato utile cambiarlo del tutto, però siccome ho visto che erano solo un paio i pin, uno proprio completamente mancante, danneggiato, l'altro solo da sistemare, e quindi ho sistemato solo i due pin senza stare lì a cambiare tutto il connettore. E quindi una volta cambiato quei pini lì, li ho fissati ovviamente con un po' di resina. E come vedete, come abbiamo visto anche dal video, funziona sia la camera anteriore, ok, e sia quella posteriore. Sì, posteriore. E posteriore? No. No, anteriore. Ok. Non so se si vede. Scusate perché la faccio vedere di qua in basso. Spero che si vede meglio. Ok. Quindi funziona sia la camera posteriore. E sia la camera anteriore. Anteriore lo vediamo perché c'è la camera che inquadra. Ok, posteriore, un mamma. Posteriore, vedete il mio maglione e quindi, ok, il mio simbolino. Ok, e quindi funzionano entrambe le camere. Quindi, ricapitolando, così che abbiamo fatto, andiamo a vedere direttamente sullo schema. Abbiamo visto che vi ho fatto anche un disegnino sul connettore qui, dove vi spiegavo che questo era massa. Ecco perché quando abbiamo misurato con il multimetro mi dava 0000, mentre questo ci dava un valore di 450. Quindi tutti erano tornati a posto e quindi il telefono è stato riparato velocemente solo con la sostituzione di un pin di massa che volendo si può anche non mettere, però io, siccome non mi piace fare questi tipi di lavori, l'ho messo comunque, ok? Però potevo anche toglierlo e allora tornava già a funzionare, però per correttezza l'ho messo di nuovo. Quindi ho rimesso i pin e come avete visto alla fine il telefono è tornato a funzionare. Vi ho fatto questa riparazione veloce, un po' al buio, scusatemi, ma per farvi vedere un altro tipo di riparazione senza i soliti corti, non corti, una riparazione leggermente diversa, molto veloce, molto rapida. Spero che anche nel buio, nel silenzio vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, per qualsiasi cosa potete contattarci senza nessun problema, noi siamo sempre disponibili. Qualsiasi cosa avete bisogno, siamo disponibili. Ciao a tutti ancora, buona notte.